Buonasera signori, il Ticino sempre presente qui con voi. Siamo in piazza 20 settembre, sono le 18:54 per l'esattezza, siamo in diretta, io, la mia telecamera e il mio microfono, vedete il palco, oltre il palco c'è il sindaco che sta facendo un'intervista con Telenorba e qui davanti sul palco vedo anche degli amici, Pino Ciociola, Saverio dell'Immediato, Franco Cautillo, Santa Catesi del Mondo e io sono sempre qui presente, mi metto di lato e cerco di farvi vedere al meglio questo evento. Allora, quella che vedete al di là del palco sul belvedere è l'insegna, diciamo così, in pietra della nuova piazza Toni Sant'Agata. Qui c'è un palco, come vedete, per stasera per quanto riguarda il concerto. Qui sulla mia destra c'è la banda pronta, già ha fatto dei pezzi, già ha suonato un po', però chiaramente tra poco ci delizierà con la musica proprio per scoprire le targhe. Abbiamo un'altra targa di là, verso il bar degli amici, vicino al patronato, CISL di Marianna, vice sindaco Marotti, e poi abbiamo un'altra targa di là, al di là del semaforo, vedete, oltre il semaforo c'è una bandiera dell'Italia, lì c'è l'altra. Il parroco Donrate che sta arrivando, il pubblico è seduto qui aspettando l'evento e il gruppo band che suonerà questa sera è arrivato e come vedete c'è la strumentazione qui a terra pronta per il palco. Allora vediamo un po' la luce, beh, potrebbe anche andare, solo che siccome ci sono tanti ancora telecameraman che sono venuti per Toni Sant'Agata, sono venuti per la partita, sono venuti per questo evento, quindi io mi sono messo da un lato proprio per non dare fastidio. Vi faccio vedere la piazza in questo momento, è mezza gremita come si suol dire chiaramente sono tutti in attesa di questo evento, siamo leggermente in ritardo, ma non possiamo parlare di ritardo perché oggi è una giornata di festa. Poco fa è finita la partita 12-6, hanno vinto, se si fa per dire, hanno vinto tutti, ma diciamo la squadra di Toni, la squadra del cuore degli attori, ha vinto sulla squadra dei sindaci dei comuni Montidauni. Allora, sembra che è quasi tutto pronto, c'è pure l'arma dei carabinieri come presenza, sono tutti lì in fondo per vedere scoprire il tutto, però sinceramente se loro si mettono davanti, quelli che stanno dietro seduti come si sottoscritto vedremo ben poco, credo che poi si sposteranno. Allora amici, io non mi avvicino perché comunque adesso c'è poco da vedere perché è coperto, io mi metto qui di lato perché così vi faccio sentire la banda, eccola qua, la nostra banda, e allora siamo intorno alle 19 circa, siamo, ecco, per chi si sta collegando adesso, siamo in piazza 20 settembre ancora per poco, vediamo se sarà vero che, ecco, mi interrompo, vi faccio sentire la musica. Thank you.
La banda sta suonando perché sta dando l'inizio alla cerimonia, chiamiamola così. C'è pure il parroco, c'è anche un altro parroco a seguito. Tra poco iniziamo, amici, un po' di pazienza. Vedete, la gente è venuta qui proprio per rendere omaggio a Tony Sant'Agata, ma anche per la curiosità di scoprire le targhe per la nuova piazza. Buonasera a tutti e benvenuti alla cerimonia di intitolazione della piazza principale del paese a Tony Sant'Agata. La cerimonia ha inizio con un omaggio al monumento ai caduti e quindi con la deposizione della corona da loro da parte dell'amministrazione comunale. Thank you.
Ok, allora, ancora buonasera e benvenuti, benvenuti a tutti in questa serata speciale per la nostra comunità. Siamo qui per onorare un figlio della nostra terra, una persona che tanto ha dato alla comunità di Sant'Agata e a Sant'Agata di Puglia. Ma io vorrei iniziare con dare il benvenuto alla dottoressa Grazia Di Bari, consigliere regionale con delega alla cultura, in rappresentanza del presidente della giunta regionale, Michele Emiliano. Vorrei salutare le rappresentanze delle amministrazioni comunali, dei comuni vicini ed in particolare i sindaci dei comuni di Anzano, di Rocchetta Sant'Antonio e di Orsara di Puglia. Vorrei dare il benvenuto e ringraziare di vivo cuore la squadra nazionale attori che oggi sono tutti qui presenti, a dire il vero, sin da ieri sera, per trascorrere una intera giornata qui a Sant'Agata, nel paese natio, nelle origini del loro collega e del loro amico Tony Sant'Agata. Ci hanno, prego. Ci hanno regalato una giornata bellissima, con un primo momento molto toccante ed emozionante stamattina, quando abbiamo fatto visita, abbiamo fatto omaggio alla tomba di Tony Sant'Agata qui al cimitero comunale. Poi una visita guidata al borgo, al centro storico, al castello, e poi questa bellissima partita, la partita per Tony, dove appunto la squadra nazionale attori con la rappresentanza delle amministrazioni comunali dei Monti Downi hanno dato vita a un bellissimo spettacolo in onore di Tony Sant'Agata, che tra l'altro ha ricoperto il ruolo di presidente onorario della squadra nazionale attori, oltre che essere stato, come dire, un componente di lunga lunga carriera e di lunga lunga presenza. Quindi davvero grazie a tutti i componenti della squadra nazionale attori, che dopo andrò a presentare ad un'ora. E quindi appunto abbiamo finito poco fa la partita, l'incontro bellissimo, molto molto seguito e partecipato, e siamo qui per quest'ulteriore tappa di questa lunga giornata dedicata al nostro Tony Sant'Agata. Abbiamo allestito le targhe che andremo adesso a scoprire e che appunto riportano inciso il nome dell'intitolazione della piazza a lui. Il percorso è stato un percorso anche da un punto di vista amministrativo, burocratico, molto impegnativo, ed è iniziato appunto nel maggio del 2022, quando l'amministrazione comunale ha deliberato di intitolare lo spazio pubblico più importante di Sant'Agata di Puglia a Tony Sant'Agata, perché il pensiero è stato questo: Tony Sant'Agata ha dato il massimo per la nostra comunità, non perdeva occasione in trasmissione, concerti, incontri pubblici, non perdeva occasione di nominare Sant'Agata, di valorizzarla, di promuoverla. Ha promosso Sant'Agata di Puglia in Italia, all'estero e in tutto il mondo, per decenni e decenni. Poi dopo ricorderò anche alcuni eventi importanti, tra cui la grande organizzazione del 1971 di Speciale 3 milioni qui a Sant'Agata. La comunità all'epoca ha vissuto davvero un sogno, quando c'era solo un canale televisivo in tutta la nazione. Noi abbiamo avuto il grande onore di essere presenti lì grazie a Tony Sant'Agata, che portava qui in questa terra artisti come Claudio Baglioni, come Le Orme, come gli Osanna, come la Formula 3, come Guccini. Quindi fu davvero un evento unico, tanto per citarne uno, ma ce ne sarebbero davvero tantissimi da ricordare, e dopo sicuramente li ricorderemo insieme. E quindi noi, il nostro pensiero è stato questo: a Tony Sant'Agata di Puglia deve il massimo,
glielo dobbiamo, noi lo facciamo con il cuore come amministrazione comunale, con tutti coloro che hanno condiviso questa iniziativa, ma oltre a sentirlo con il cuore, con l'animo e con i sentimenti, glielo dobbiamo. Sant'Agata di Puglia glielo chiede, perché lui a Sant'Agata di Puglia, come dicevo poc'anzi, ha dato tanto, ha dato tutto, e la dimostrazione più alta del suo amore verso Sant'Agata di Puglia è stata quella di darsi come nome d'arte il nome del suo paese. Io penso che più amore di così non si possa dimostrare. E quindi, per queste altissime motivazioni, noi adesso procederemo con lo scoprimento delle targhe. Io invito Vanna, la moglie di Tony, a salire sul palco. E così procediamo appunto all'atto ufficiale dello scoprimento delle targhe, e poi dopo vi continuerò a parlare sia dell'iter burocratico, poi continueremo a parlare di Tony, avremo qui anche rappresentanti appunto della squadra nazionale attori e chiunque poi vuole intervenire. Però adesso andiamo con questo momento di solennità. Le targhe sono tre, una è posta a quel capo della piazza, l'altra è posta all'altro capo della piazza, le vedete caratterizzate in questo momento dalle bandiere tricolore, e l'altra l'abbiamo appunto allestita qui in piazza affinché ci fosse una valorizzazione ancora più alta. Io devo ringraziare Vanna, con la quale appunto abbiamo in tutto questo tempo organizzato questa giornata, questa cerimonia, anche perché non è semplice far conciliare tante esigenze, tante circostanze, non è stato semplice mettere insieme tutti i rappresentanti della squadra nazionale attori. E noi ci tenevamo che fossero qui tutti, e quindi la data del 2 settembre è stata una data che ha messo appunto d'accordo tutti in base alle esigenze. Quindi io procedo ufficialmente ad intitolare appunto simbolicamente, anche perché la burocrazia già è stata chiusa, quindi da un punto di vista giuridico questo spazio già si chiama Piazza Tony Sant'Agata, però ci vuole anche la cerimonia ufficiale che sancisse e suggellasse tutto ciò, e quindi in questo momento, con il sottofondo della canzone E mi vien voglia, una canzone che parla tanto di Sant'Agata di Puglia, che parla tanto dei luoghi dell'infanzia di Tony, andiamo a scoprire le tre targhe e andiamo a fare l'omaggio dell'intera comunità santagatese ad un figlio che Sant'Agata l'ha portata sempre nel cuore e l'ha portata in alto in tutto il mondo. Viva Tony Sant'Agata! Chiaramente tutti qui davanti, e dietro non vediamo niente, lo vedremo dopo quando si sposteranno tutti i fotografi, i giornalisti, perché chiaramente noi che siamo dietro siamo in attesa di vedere la scritta. E oggi siamo tutti qui attenti a vedere questa scritta, ecco, Piazza Tony Sant'Agata, adesso la vediamo meglio. Non so, ritorni l'amore,
saudare questo mio paese. Adesso stanno consumando praticamente con una miriade di foto riprese, ma okay, comunque vabbè, dopo la vedremo meglio dopo questa cerimonia importante, così solenne per il nostro Tony. È altrettanto importante effettuare la benedizione di questa piazza oramai intitolata a Tony Santaca. Voglio ringraziare per questo momento che celebriamo insieme, ricordando Tony Sant'Agata, per noi Antonio Morese, per il battesimo, per questo paese che era un figlio devoto di Dio, della preghiera di Padre Pio. Pertanto invochiamo insieme la benedizione del nostro Signore affinché quella benedizione, questa mano che ha guidato Tony per tutti questi anni, oggi ci può stendere la mano e benedire anche questo spazio. Noi, Sant'Agatesi, tutti coloro che vivono, coloro che vengono e fanno una memoria di Tony e di sua anima, che alla fine è immortale. Pertanto chiediamo, Signore, affinché benedica noi tutti, questa piazza, è la famiglia che rimane. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi. L'apertura di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto e piazze per abolire le distanze e congiungere paesi divisi dalle catene montuose delle grandi esacque contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e per coloro che hanno realizzato questa opera, cioè nuova piazza di nome di Tony Sant'Agata, e per quanti ne beneficeranno. Diciamo insieme: Dio mio, in te confido. Fammi riconoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu, Dio della mia salvezza, in te ho sempre sperato. Dio mio, in te confido. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Dio mio, in te confido. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire, egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra. Dio mio, in te confido. Preghiamo insieme nostro Signore per la benedizione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che in ogni tempo e ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa piazza. Il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano sani e salvi e la metà desiderata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Raviva in noi, o Padre, nel questo segno di acqua benedetta, l'adesione Cristo, via, verità e vita. Grazie Don Radek, grazie anche a Fra Paolo.
Siamo in questa bellissima giornata in ricordo ed in onore di Toni. Vanna, vieni vicino a me. Quindi stavo dicendo, innanzitutto anche il percorso secondo me amministrativo, la faccio brevissima, è interessante perché per intitolare uno spazio pubblico, che sia una piazza, una strada, uno slargo, vi è tutto un iter amministrativo da compiere. E principalmente la normativa di riferimento prevede che per intitolare uno spazio pubblico a una persona che non c'è più devono essere trascorsi almeno 10 anni dalla sua morte. C'è poi una possibilità, tecnicamente si dice, di andare in deroga, cioè c'è la possibilità anche di non aspettare i 10 anni, ma per intitolarla prima dei 10 anni ci vogliono delle motivazioni speciali ed importanti. Ebbene, noi come amministrazione comunale abbiamo proposto alle autorità superiori che poi danno l'autorizzazione definitiva per l'intitolazione degli spazi pubblici, abbiamo proposto le ragioni di motivazioni speciali. Perché Toni Sant'Agata ha dato tantissimo sia a Sant'Agata di Puglia, ma anche alla intera regione Puglia e anche alla intera arte della canzone italiana. Perché lui innanzitutto è stato un grandissimo precursore, se non un unicum, per quanto riguarda la canzone pugliese in Italia. Quando lui ha iniziato a cantare in pugliese, voglio dire, è stato davvero l'unico, e forse resta l'unico, ma comunque resta un caposcuola di ciò. E ha dato un contributo culturale importantissimo, perché nei suoi testi si parlava della Puglia, si parlava delle tradizioni, si parlava della storia, delle caratteristiche pugliesi. Quindi tutto ciò noi l'abbiamo messo insieme in una istruttoria molto molto, come dire, copiosa, e l'abbiamo proposta alle autorità superiori. Quali sono le autorità superiori? Innanzitutto la Società di Storia Patria, che è un ente pubblico, istituzionale, che appunto difende quelle che sono le radici e gli elementi della storia italiana. Poi alla Soprintendenza ai beni architettonici, ambientali e storici. E poi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia e poi alla Prefettura. In pratica il Comune di Sant'Agata di Puglia, per intitolare questa piazza a Toni Sant'Agata, ha dovuto ottenere 4 autorizzazioni. Di questi 4 enti, Società di Storia Patria, Soprintendenza, Comando Provinciale dei Carabinieri e Prefettura. Tutti e 4 gli enti hanno riconosciuto l'importanza delle ragioni per cui a Toni Sant'Agata andava intitolato uno spazio pubblico, in questo caso questa piazza, perché Toni Sant'Agata ha dato un grande contributo culturale all'intera Puglia. Così è scritto nei provvedimenti. E quindi Società di Storia Patria, Soprintendenza, Comando Provinciale dei Carabinieri e Prefettura hanno dato tutti e 4 il parere favorevole sulla proposta della mia amministrazione comunale. Ed eccoci arrivati poi al novembre del 2022, quando l'iter si è chiuso e quindi la piazza si poteva intitolare a Toni Sant'Agata. È importante che si conoscano questi aspetti, perché questi aspetti rilevano e traducono maggiormente quella che è l'importanza di Toni Sant'Agata, riscontrata per l'appunto anche ai vertici di queste autorità superiori. E quindi noi ovviamente, io sempre convinto che la deroga e l'autorizzazione l'avremmo ottenuta, glielo dicevo a Vanna nel percorso, dico: Vanna, Toni merita e tutti gli enti ci daranno l'ok. Però è chiaro che poi quando ci sono arrivate le autorizzazioni, insomma, c'è stata tanta gioia e tanta soddisfazione. Toni ha fatto una carriera brillantissima, sin da giovanissimo ha scoperto il suo talento, tant'è che le sue prime esibizioni, quando ancora viveva qui a Sant'Agata, nella sua infanzia, nella sua gioventù, sono state proprio giù al Cinema Italia, e poi ha iniziato Manfredoni, insomma ha fatto il suo percorso fino ad arrivare a Roma, a Torino, a Milano, dove ha avuto delle soddisfazioni incredibili. Lui che si è reso compartecipe del lancio del famoso derby di Milano, del famoso il bagaglino a Roma, ce lo raccontava in queste sere. Abbiamo avuto qui ospite Induccio, un comico abruzzese, e ci ha parlato tanto di Toni e del suo protagonismo
al bagaglino di Roma. Ovviamente la biografia di Toni Sant'Agata è lunghissima, noi santagatesi bene o male conosciamo tutti i passaggi importanti che ha fatto, fino alla vittoria di Canzonissima, fino al famoso concerto al Madison Square Garden di New York con i famosi 20 minuti di applausi, e insomma noi queste cose abbiamo avuto modo di apprenderle nel corso degli anni. Però è importante che il percorso artistico di Toni venga tramandato anche alle nuove generazioni. Noi con i toponimi e con questo toponimo scriviamo la nostra storia anche per tramandarla alle nuove generazioni, oltre che per valorizzare, per dare il massimo dell'encomio al nostro Toni. Dicevo prima, allora, innanzitutto speciale 3 milioni, vabbè, sappiamo tutti che cosa è accaduto qui nel 1971. Toni ha trasformato il paese in un albergo diffuso, quello secondo me è stata una delle prime esperienze di alberghi diffuso in Italia. Non c'era niente a Sant'Agata, si è dovuto sfidare questa troupe immensa della RAI con tutti gli artisti, insomma un'improvvisazione, ebbe chiaramente molta collaborazione, ricevette molta collaborazione da tutti i cittadini e si è vissuto, che devo dire, 15 giorni, 20 giorni davvero da sogno. Poi il grande orgoglio che ci ha dato quando ha vinto Canzonissima, tutti ci siamo vantati, veramente tutti, quante volte ognuno di noi nella propria vita ha detto: io sono concittadino di Toni Sant'Agata, io sono del paese di Toni Sant'Agata. I santagatesi, quando vanno in giro per l'Italia, principalmente per l'Italia, non si sforzano a dire provincia di Foggia, vicino a, no, dicono: noi siamo del paese di Toni Sant'Agata, nell'immediatezza, è lì che, e quindi voglio dire, tutti noi veramente siamo stati orgogliosi del nostro Toni. È chiaro, la vittoria di Canzonissima poi è stata l'apoteosi davvero per Sant'Agata, ma i suoi successi sono davvero tantissimi. Io ricordo, era nel 2011 se non sbaglio, ricordo questa data perché coincide con, era il giorno che si celebrava il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, era il 17 marzo del 2021 e in Italia appunto si celebrava in tutti i luoghi, in tutte le città e i paesi il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che l'Unità d'Italia fu proclamata nel 1861. Io a metà giornata andai a casa, dico, sai, mio, perché anche noi facevamo una bella organizzazione. Accesi la TV e c'era Toni su Rai 1 alle 2. La trasmissione si chiamava A casa di Paola. Paola con Paola Perego. A un certo punto entra in trasmissione Michele Mirabella. Iniziano tutti e due, a parte che Michele io lo invitai l'anno prima a fare la Gatone qui. Iniziano a parlare di Sant'Agata, cioè la trasmissione prese proprio un altro verso, si parlò solo di Sant'Agata di Fuga, giusto per farvi, io questo ce l'ho bene in mente, voglio dire, come esempio eclatante. Non ne sapevo niente, spesso Toni mi chiamava domani, però questa volta io non ne sapevo niente, veramente meravigliato, feci le telefonate agli amici, oh, c'è Toni, parla di Sant'Agata, e alla fine concluse Paola Perego: signori telespettatori, mi raccomando, andate tutti a Sant'Agata TV. Sapete quando vale uno spot del genere? Che valore ha? Cioè su Rai 1, 20 secondi, non so quando vengono a costare di pubblicità, ma lì ci furono almeno 5 minuti. Questo ho voluto portare questo esempio per dirvi come Toni non perdeva occasione di promuovere il suo paese. Ecco perché noi gli dobbiamo il massimo. Vanna, ieri sera, parlando con Stefano Masciarelli, Stefano mi diceva: sindaco Pietro, Toni, sai quante volte con orgoglio mi ha detto: tu devi venire a Sant'Agata, ti devo far vedere il mio paese. Cioè, e Toni era così, cioè voleva portare i suoi amici, le persone che stimava, per vantarsi del suo luogo natio. Oggi ovviamente hanno avuto opportunità di girare e quindi hanno apprezzato le nostre bellezze. Quindi io vorrei ricordare anche un altro momento importante della carriera di Toni Sant'Agata, il grande musical dedicato a Padre Pio. Lì ha fatto un'opera d'arte eccezionale, rappresentata per la prima volta alla Sala Nervi in Vaticano, giusto? La sera della canonizzazione di Padre Pio.
parole, testi e musica, ha avuto un successo incredibile, e di tutto questo musical che si compone di più brani musicali ci sta quello che è più famoso, appunto la canzone dedicata a Padre Pio, che io propongo al nostro straordinario concerto bandistico Umberto Giordano di Sant'Agata di Puglia, che ringrazio per la partecipazione, di farcelo ascoltare. Complimenti al concerto bandistico Umberto Giordano di Sant'Agata di Puglia. Ed ora la parola alla consigliera regionale Grazia Di Bari. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Io devo dire che sono molto emozionata di essere qui stasera, perché ha detto bene il sindaco. Toni ha fatto in modo che non soltanto Sant'Agata fosse conosciuta, ma anche la Puglia. Quale migliore biglietto da visita se non attraverso la canzone, attraverso la cultura? Finalmente abbiamo capito quanto è importante la cultura e quanto è importante per la nostra regione. Quest'anno i nostri flussi turistici sono stati aumentati grazie agli eventi culturali, per cui noi dobbiamo tanto a chi porta nel mondo il nome della Puglia. In questi giorni abbiamo fatto una cosa importante come Regione Puglia. Abbiamo illustrato con il maestro Riccardo Muti la legge sulle bande pugliesi, della tradizione pugliese. E oggi abbiamo qui una banda che appunto onora la memoria di Toni Sant'Agata e porta in...
La Puglia l'ha fatto per una ragione fondamentale. Non è soltanto quella di tutelare una grande, un grandissimo patrimonio artistico-culturale che fa parte della nostra identità, ma è anche per dire che la musica è sempre musica, in qualsiasi modo si faccia. E quindi anche la musica di Toni, che era, aveva, onorava le nostre radici, il nostro DNA, deve essere onorato, e lo si può fare soltanto nel momento in cui si continua a ricordare un nome così importante, una piazza, un'effigie, che dice anche ai nostri giovani chi era Toni Sant'Agata. Farà in modo che la memoria di Toni Sant'Agata non vada persa, e la Regione Puglia si deve impegnare da questo punto di vista a far sì che esista un archivio, grazie alle donazioni che la moglie di Toni ci sta generosamente dando. Noi non possiamo fare altro che valorizzare e impegnarci in questo modo, e lo faremo tutti quanti insieme, perché noi dobbiamo tanto a Toni, noi pugliesi, la Puglia, ma anche il suo paese. Quindi grazie, grazie per quello che avete fatto oggi e per quello che continuerete a fare in memoria di questo grandissimo, enorme artista che è stato Toni. Non soltanto un artista, come dice giustamente la moglie, è stato anche un grandissimo uomo. Grazie dottoressa, grazie per le sue belle parole. E noi ci auguriamo che la Regione Puglia sia vicino a tutti coloro, partendo dall'amministrazione comunale, dalla famiglia, vogliono continuare a ricordare Toni anche con altre iniziative, quale un bel museo, un premio e tutto ciò che poi andremo a programmare sempre con Vanna, sua moglie. Ci auguriamo che appunto quando noi ci rivolgeremo a voi, voi rispondiate presente. Siamo obbligati. Ok, grazie. Questa è una bella notizia. Io volevo cogliere un attimo l'occasione prima di invitare qui sul palco il presidente della squadra nazionale attori. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare la mia squadra, che non è nazionale, è una squadra tutta dedicata e dedita a Sant'Agata di Puglia. Diego Pagliarulo, vice sindaco, Marianna Marotti, Massimo Capano, Walter Lanzellotti, Alessandro Russo, l'assessore, Antonio Carrillo e Gerardo Rauseo, assente giustificato per malattia. È una squadra che assieme a me dedica tutti i giorni per la crescita di Sant'Agata di Puglia. Io li ringrazio ad uno, ragazzi, siete fantastici, siete magnifici, continuiamo così per la nostra Sant'Agata, e grazie a voi. Buonasera a tutti, buonasera. Questo è uno di quei momenti, intanto lei sindaco ha segnato la storia, questo è un momento storico. E la storia la segna Toni Sant'Agata. Però voglio usare quello perché mi sento meglio. Eccoci. Allora, buonasera a tutti di nuovo, ecco, si sente bene. Questo è uno di quei momenti che quando ti occupi della scuola, diventi presidente, pensi, cioè non lo pensi, non lo puoi immaginare. Ed è un momento che rende orgogliosi non soltanto i cittadini di Sant'Agata di Puglia, della Puglia e del Sud, ma è un momento che rende orgogliosi noi che lo abbiamo vissuto per anni, alcuni di noi come me per 18-20 anni e altri che sono qui, che adesso vi nominerò, per 50 anni, 52 anni, perché la Nazionale Attori esiste da 52 anni ed è stata fondata da persone come Ninetto Davoli, che è qui presidente onorario, Pierpaolo Pasolini, Olivio Loschi, ed il nostro direttore generale storico che corteggiò Toni per 7 anni, perché Toni diceva che non sapeva giocare a pallone ed è diventato il bomber, è diventato il capocannoniere della Nazionale Attori, segnando oltre 350 reti. Io vorrei fare un passo indietro, perché si parla di Toni, ma la sua grandezza
se non si entra nella profondità di questa persona, di quello che ha fatto, non la si capisce. Perché se si va a guardare su Google e a studiare bene, ha fatto delle cose incredibili nel mondo dello spettacolo e dell'arte italiana. Perché oltre al suo talento musicale, alla sua sensibilità, alla sua intelligenza, ha avuto delle intuizioni incredibili. Pochi anni fa sono andato alla prima di un film al Cinema Quattro Fontane a Roma, Pertini il combattente, e arriva il presidente Giorgio Napolitano, c'è mezzo senato, mezza camera dei deputati, tutti questi qua. Il film è scritto da Giancarlo De Cataldo, il magistrato, l'autore di Suburra, il grande scrittore, e ad un certo punto la canzone del film è Austerity di Tony Sant'Agata, grandissimo successo, che nel 1973, quando l'Italia si ferma e ci sono problemi con il petrolio, un po' come è successo anche in questi ultimi anni, Tony Sant'Agata scrive Austerity, ed è solo un episodio di quello che lui ha fatto. Io vorrei fare un passo indietro e dire, non Tony Sant'Agata, Antonio Morese, che è un ragazzo che nel 1959 parte da questo posto con tanto entusiasmo, con tanta voglia, di va a Napoli per studiare giurisprudenza, ed è la storia di tanti. Qui dietro c'è Ascoli Satriano, c'è un ragazzo che parte, che si chiama Michele Placido, e va a fare il poliziotto a Milano e si scontra con i terroristi. Se facciamo un altro passo poi indietro, come dice il sindaco, in provincia di Avellino, c'è un piccolo paese dal quale un altro ragazzo che va a Roma a studiare all'università, che si chiama Ettore Scola, e diventa uno dei più grandi registi del cinema italiano. Questa è la generazione di artisti immensi che hanno donato all'Italia dei tesori, dei tesori. Quindi questo ragazzo va a Napoli, inizia col primo gruppo, scrive le prime canzoni e poi si sposta a Roma. A Roma negli anni 60 è uno dei fondatori, insieme a Francesco De Gregori, insieme ad Antonello Venditti, a Mimmo Locasciul, ve ne posso fare tanti di nomi, fonda il Folk Studio, la Fucina, il posto dal quale vengono fuori tutti i più grandi cantautori italiani che noi ancora cantiamo e che ospitano Lucio Dalla e tanti altri. Poi si sposta a Milano perché le case discografiche, la Fonit, gli fa un contratto importante, e va al Derby a fare il cabarettista, fa oltre 200 repliche e tiene a battesimo i più grandi comici italiani di quell'epoca, da Enzo Iannacci a Felice Andreasi, Cocchi e Renato, i Gatti di Vicolo Miracoli, e qui abbiamo un presidente onorario che chiamo Franco Pini, un altro presidente onorario di questa squadra, e poi Giorgio Paletti, altri, li tiene tutti a battesimo Tony Sant'Agata. Poi di questo vi racconterà qualcosa Franco Oppini. E poi ad un certo punto, io ero ragazzino nel 1982, quel 9 luglio l'Italia vince i mondiali con Paolo Rossi, e Tony Sant'Agata di getto di notte scrive squadra grande, squadra mia, e in televisione quando arrivano Tardelli, Cabrini, Rossi, Zoff, Scirea, c'è Tony Sant'Agata che sventola il tricolore, questo bellissimo tricolore che è di Vanna e che era lì e che copriva il nome di Tony. Lui sventola questo tricolore e quella diventa la canzone della squadra dei mondiali di calcio. Ecco, noi, Tony Sant'Agata, questa bandiera quindi è di Vanna, gliela regala, cioè dalla sindaco Vanna, e questo signore, noi siamo riusciti a godercelo per anni, a godercelo per anni. Uno dice, perché Tony Sant'Agata nella nazionale attori? Intanto perché era un grande cabarettista, è stato un grande attore, ha fatto tanti film, e in chiesa ad un certo punto sono arrivati anche al suo funerale, nella chiesa di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli artisti a Roma, a Piazza del Popolo, arriva anche Pupi Avati, che lo ha chiamato a girare, a fare una chicca, un ruolo bellissimo, nel Viaggio di Laura nel 2015. Quindi Tony Sant'Agata è non solo un musicista, un cantante, è anche un attore raffinatissimo e bravissimo. Lui veniva a giocare con noi il mercoledì e il sabato ad allenarsi al centro di preparazione olimpica all'Acqua Cetosa, al CONI a Roma, poi si fermava a pranzare con noi. Arrivava lentamente dallo spogliatoio e mentre noi arrivavamo affamati e sbranavamo qualcosa,
Tony si sedeva con i legumi, le lenticchie, era il nostro maestro di nutrizione, perché mangiava lentamente e ci faceva vedere come ci si nutre, dando l'esempio, è stato un grande esempio. Poi qualche volta ci capitava di fare il consiglio direttivo, c'era un tavolo tondo, gigantesco, eravamo noi più giovani del direttivo, ora non siamo più giovani, ma lui si sedeva da presidente onorario, ascoltava, e quando, dato che ci sono diverse opinioni, quando qualche volta ci si accalorava, infatti i capelli li abbiamo persi lì, Tony con calma dirimeva tutto, due, tre parole, e ci riportava all'essenza delle cose della vita con la sua saggezza. Io, si potrebbe dire tante cose di lui. Intanto lui segnava sempre, arrivava e non si sa come segnava sempre, molti di noi lo sanno. Ho preparato tante cose, però poi sto andando a braccio. Mi ricordo che una mattina mi ha chiamato Andrea Preti, che è qui seduto, e mi dice: Tony non c'è più, ed era al Gemelli. Mi metto in macchina, vado subito al Gemelli, e l'ultimo ricordo che ho di Tony è di Tony disteso, con questa barba bianca e questi capelli bianchi, come un dio greco, uno che era lì e che diceva: ho fatto tutto, vi lascio tutto questo. E ci ha lasciato un'eredità pazzesca, pazzesca. Poi scopriamo delle cose durante i funerali. Abbiamo parlato, l'abbiamo ricordato, ad un certo punto si alza un omino con un vestito chiaro, va verso l'altare e dice: buonasera, sono l'avvocato, non mi ricordo, Rossetti, sono l'avvocato Rossetti, gioco nella squadra di calcetto dell'Ordine degli Avvocati, e Tony il martedì e giovedì sera veniva a giocare con noi. Abbiamo scoperto che Tony si era talmente appassionato al calcio che ogni giorno della settimana, tranne la domenica, andava a giocare a pallone con qualcuno. Era un amante della vita proprio in toto, universalmente. Quindi noi abbiamo deciso di essere qui questa sera per lui, per questo posto splendido di cui ci ha raccontato tantissimo, ci ha raccontato tante, tante, tante cose belle. E questa sera ci sono Nietto Davoli, il nostro presidente onorario, al quale chiedo di salire qui, che ha conosciuto per 50 anni Tony, Olivio Lozzi, il nostro direttore generale, al quale chiedo di essere qui. Questa squadra è composta da un centinaio di persone. Stasera qui siamo una ventina, molti non ci sono perché o sono al Festival di Venezia in questi giorni, o sono sul set e stanno lavorando, aspetta un attimo, oppure sono impegnati sui set ed in teatro, in tournée. Tutti quanti volevano essere qui stasera e quindi portano al sindaco e alla cittadinanza di Sant'Agata di Puglia il saluto, e adesso il sindaco vi dirà chi sono quelli che sono qui stasera e che ce l'hanno fatta venire a ricordare Tony Sant'Agata. Grazie di tutto. Dell'accoglienza soprattutto qui. Allora, davvero di cuore voglio ringraziare Gobbo Diaz Miguel. L'abbiamo conosciuto nella fortunata fiction Nero a metà. Vai Miguel. Giuffrida Francesco. Francesco, ecco, protagonista di Carabinieri. Campitelli Valentino, matrimonio alle Bahamas, non essere cattivo, Suburra, il grande Ninetto Davoli, la storia del cinema italiano, diretto più volte da Pierpaolo Pasolini, ha recitato anche con Totò. Con Totò che ha recitato con lui. Oh, così direbbe Totò, però.
Fortunato Domenico, bentornato papà, presidente della squadra. Stefano Masciarelli. Dai Stefano. Ma nessuno che sale da qua. No, non ce la fanno. Non è che non ce la fanno, nell'incertezza. Se ci provano ce la fanno. Agostino Penna, vincitore di Tale Quale 2019-2020. Mauro Cardinali, Fili Pasolini, anche Indiana Jones 5. Oggi è stato formidabile. Il nostro a fianco a me. Franco Pini, i gatti di Vicolo Miracolo. No, no. Anche la presidenza onoraria, bellissimo, complimenti da Tony. Mario Ermito, Tale Quale, grande fratello, bomber anche lui. E bomber non è diventato Angelo Costabile, ma è bomber Pechino Express. Non c'è un manca più Romano Pigliacelli, Ding Dong. Il pupo della squadra. Poi abbiamo Stefano Pantano, campione del mondo a squadre di spada e conduttore radiofonico. Ed ancora Andrea Preti. Sì, lo stavo chiamando. Il mister Giancarlo Oddi e il mitico campione d'Italia, invitato nella Lazio, dello scudetto, della squadra, ovviamente fa parte il fotografo che è Marco Cataldi, lo speaker, oggi davvero si è dato da fare, giù al palazzetto, Tony Marino. La segreteria magistralmente condotta da Maria Katia Lozzi, con la quale ci siamo sentiti veramente tantissime volte per questa organizzazione. C'è anche Flavio Marcelli, il direttore generale Lozzi, Olivio, per gli amici Livio. A tutti voi un grazie speciale, e se vieni in netto, che non si può lasciare il microfono da solo, coprimi le spalle un secondo solo. Buonasera. No, io non è che ho molto da dire, perché qui già hanno detto. Allora lascia perdere, vatti. Parlo io. Vieni qua, dai. No, volevo dire io, perché hanno detto talmente tanto di Tony che è inutile che sto lì a implementare altre cose, perché sarebbe inutile. Ma voglio precisare una cosa, che io questa squadra è stata creata appunto da Pasolini, me, e diciamo, posso citare degli attori che allora erano insomma grandi, come che ne so, Franco Nero, Trovisi, con Francesco Nuti, ma tanti, Enrico Cortesano, Banfi, che onestamente col tempo che passa chiaramente, poi Tony Sant'Agata poi è venuto un po' dopo, quando creammo questa squadra con Pasolini. Posso staccare questa cosa? Mannaggia, ecco qua, e non ci riesco perché non sono un cantante. Allora diciamo, e allora vattene. Ah, oh, c'è rotto il cazzo. Scusate per la parola brutto. Scusate, ma io sono voi, cioè, giovani.
Allora dicevo, questa scuola qui è nata, diciamo, con grandissimi attori, tanti attori, ma grandi davvero. Chiaramente oggi sono altri attori, giovani attori che stanno andando nel miglior di modi a fare del cinema e televisione in Italia e con tanto successo. E questo è bene perché comunque la vita va avanti e tutto. Voglio dire, e Tony è uno che allora era uno che ha creato insieme a me, Pierpaolo, Tony Sant'Agata e appunto Livio Rossi, abbiamo insomma, perché poi è cominciato tutto per gioco questa squadra, tutto per divertimento, perché con Pierpaolo ci siamo detti andavamo a giocare nei piccoli campetti. Così un giorno abbiamo detto, ma perché non facciamo una partita e facciamo pagare, e ricavato cerchiamo di farci qualcosa di buono per qualcuno. E Pierpaolo ha preso questa cosa qui e iniziamo con appunto Pierpaolo, Franco Citti, Sergio Leonardi, tutti altri artisti di allora, con Bruno Filippini, e insomma abbiamo cominciato così per gioco. E questa squadra mano a mano è andata avanti e abbiamo creato, insomma, dico, una squadra, diciamo, di un certo livello e che ha seguitato per tanti anni a fare beneficenza e che abbiamo incassato tantissimi soldi, caro Pietro, ma veramente tanti. Ma la cosa che ci soddisfa e ci piace molto e veramente ci onora, che abbiamo visto delle persone che con queste piccole, diciamo, piccoli contributi che noi abbiamo fatto per tutti questi anni, ci abbiamo visto delle persone sorridere. Questa è stata una cosa meravigliosa, veramente bella, bella perché abbiamo proprio toccato con mano, questo è bello. E Sant'Agata era uno di noi, era uno che veniva lì e si sacrificava ogni volta, come Pierpaolo, come tutti gli altri attori, cioè, vuol dire, veramente l'abbiamo fatto con entusiasmo e con piacere. Ma cioè, vedere le persone poi che sorridono, che sono felici, viceversa magari gente che non ha mai ottenuto niente, e quel piccolo e quei piccoli contributi che noi abbiamo, è stata una cosa meravigliosa, bella, vedere queste persone che gioiscono, che ridono, e questo è bello, e sono felice tuttora ancora, ancora di più, che questa squadra ancora va avanti. Ancora avanti, ancora gioco con entusiasmo e sono felici tutti appunto di fare queste partite per dare un sorriso a qualcuno. Questa è la cosa bella. E a me, diciamo, essendo uno, no, dai, essendo uno, c'è un fondatore insieme appunto di Pierpaolo Sant'Agata e tanti altri, che insomma dico che ancora si fa questa cosa qua e sono felice. E che tutto questo c'era anche Tony, come Tony è stato detto di tutto, di più, ed è vero, è stata una grandissima persona e soprattutto un buono, era veramente un buono, che ogni volta, e non me levare il microfono, e tu me le, e se muore io poi che faccio, e io me la vado, io faccio attore. No. Volevo dire che c'è da parlare anche tanto della persona Tony, oltre che dell'artista, volevo rafforzare quello che stavi dicendo. Sì, è veramente, Tony è stato un grande uomo e soprattutto un buono. Questo è un buono che con la sua semplicità ha raccontato la sua vita. No, la cosa che mi ha fatto più piacere dopo che se n'è andato Tony, mi hanno contattato tante persone, alcune persone le conoscevo, altre persone no, però sapevo che erano amici suoi. Il fatto di sentirmi dire: noi ammiravamo tanto tuo marito, era un grande artista, ma soprattutto era un grande uomo, una bella persona. Questa è la cosa che mi ha reso più orgogliosa. Quindi molte persone lo amavano per come era lui, a parte il grande artista che era. Posso aggiungere anche una cosa, che ha avuto anche un grandissimo talento, quello di scoprire una donna meravigliosa che è stata la compagna della sua vita, di cui ogni artista e ogni uomo avrebbe bisogno, grazie anche da parte di Tony, ok? Io volevo giusto... Minetto, hai bisogno del microfono ancora? La mozione è stata bocciata all'unanimità. Quanto mi vogliono bene, guarda, quanto mi vogliono bene. Sono disgraziato. Qui mi sa che non si va in deroga. Io vorrei il presidente con me
perché l'amministrazione comunale vuole conferire un ricordo di questa giornata. Comune di Sant'Agata di Puglia alla Nazionale Attori per la partecipazione alla cerimonia di intitolazione di Piazza Toni Sant'Agata. Con gratitudine e stima, l'amministrazione comunale, il sindaco Pietro Bove, Sant'Agata di Puglia, 2 settembre 2023. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, la cosa che stava dicendo Ninetto è questa: la Nazionale Attori in 52 anni di attività ha devoluto totalmente in beneficenza, perché nessun attore è stato mai pagato, ha devoluto totalmente in beneficenza oltre 70 milioni di euro. Poi vorrei ringraziare la squadra di Massimiliano Di Lullo che sta trasmettendo in streaming dalla partita fino ad ora, sta trasmettendo questa serata in streaming. E poi grazie a tutti, vorrei dire alla squadra: andiamo tutti di là e facciamo la fotografia sotto l'intitolazione a Toni. Grazie sindaco, grazie a tutti. Grazie. E io ringrazio il Ticino per aver fatto la diretta, Anna, al palazzetto e anche in piazza. Che facciamo la foto insieme. Io direi che concludiamo quest'altra parte della giornata e poi diamo appuntamento alle 22 per il gran concerto in onore di Toni Sant'Agata. Sei d'accordo? Ok. Allora salutiamo e ci vediamo dopo. Canterà Flora, che ha lavorato con lui per 40 anni. Canterà tutte le sue canzoni, tutte, una parte, tutte un po' di... No, dovremmo stare fino a dopodomani. Esatto. Allora vi diamo appuntamento alle 22, grazie per la partecipazione. A dopo ragazzi, a dopo. Buona serata. Anche io vi auguro una buona serata, una buona cena, a più tardi per il concerto delle 22.